È iniziato il conto alla rovescia per il rientro in classe dei ragazzi delle scuole superiori pesaresi previsto per il prossimo lunedì. La composizione delle aule però presenta delle differenze. Alcuni istituti, tra cui l'Agrario Cecchi e lo Scientifico Marconi, a seguito della forte raccomandazione giunta dalla Regione Marche, hanno optato per la presenza a scuola della metà di ogni classe, con la restante parte di studenti che continuerà con la didattica a distanza. L'Istituto Cecchi ha 50 classi, 30 al tecnico e 20 classi al professionale. Tutte le classi saranno a metà in presenza, con un'articolazione che la prima settimana avranno 3 giorni in presenza e 2 giorni a distanza e viceversa. Quindi la settimana successiva si alterneranno, viste le problematiche legate ai problemi di connessione. Saremo molto attenti e vigili nel monitorare giorno per giorno le modalità di ricezione, quali criticità questo approccio didattico può presentare e nel caso la situazione crei dei problemi sia agli alunni a distanza sia agli alunni in presenza, abbiamo pronto anche il piano con metà classi, 25 classi in presenza nella totalità della classe e 25 classi a distanza. Noi entriamo col 50% di ogni classe, cioè ogni classe viene divisa in 2 gruppi, un gruppo ridotto è in presenza, l'altro gruppo è in didattica a distanza. La turnazione dovrebbe essere settimanale in un primo momento, poi decideranno gli studenti se farlo giornaliero oppure no, gli studenti ovviamente in accordo con gli insegnanti e con il nostro collegio dei docenti. Vediamo, siamo aperti a qualunque tipo di organizzazione logistica e didattica. Situazione diversa invece in altri istituti, tra cui il liceo artistico e il Bramante Genga, dove a rientrare in presenza saranno la metà delle classi della scuola con la totalità degli studenti che le compongono. Per l'Istituto Mengaroni si prevede un rientro del 50% delle classi, lavoreremo con le classi intere. E chiaramente la possibilità di avere un numero minore di classi ci consentirà di utilizzare gli spazi più ampi e di articolare la classe in gruppi di lavoro durante le attività di laboratorio, progettazione o discipline di carattere più pratico. Il collegio si è riunito, ha scelto questa opzione, tenuto conto della anche forte raccomandazione che la Regione Marche fa. Infatti abbiamo proprio definito che il protocollo anti-Covid che questo istituto ha adottato verrà monitorato costantemente con proprio una condivisione delle regole con tutti i ragazzi. Lunedì rientreranno 16 classi, si articoleranno su 2 plessi, quindi un plesso Perticari, plesso Mengaroni, per cui anche stabili diversi. Entreranno il primo gruppo di classi lunedì, martedì e mercoledì, l'altro gruppo giovedì, venerdì e sabato. Nello stesso tempo stiamo cercando di potenziare al massimo la fibra e tutto ciò che è la connessione, perché al momento in un plesso in particolare abbiamo alcuni aspetti tecnologici da perfezionare per consentirci eventualmente, se non ci saranno più le condizioni per le classi intere, di eventualmente articolare la classe a metà. La scelta prevalente è quella di far rientrare le classi intere utilizzando, appunto, essendo il numero delle classi ridotto, utilizzando al massimo gli spazi più grandi a disposizione che abbiamo all'interno del nostro istituto. Alcune classi, in realtà 4 classi, al momento in questa settimana rientreranno invece al 50%, proprio perché sono classi abbastanza numerose e soprattutto anche con meno possibilità di sdoppiamento per il fatto che non ci sono magari gli insegnanti tecnico-pratici, non ci sono insegnanti di sostegno che possono effettuare una didattica a piccoli gruppi, eccetera. Le classi che rientreranno lunedì sono 21 su 39 e la turnazione viene effettuata su 6 settimane, e così come ci è stato anche richiesto dall'Ufficio Scolastico Regionale. Proprio per evitare che una classe magari venga sempre ad avere le stesse ore, le stesse materie o in DAD o in presenza, facendo una turnazione sulle 6 giornate, praticamente ogni giorno della settimana viene occupato dalle diverse classi e quindi c'è la possibilità, insomma, per tutti di avere lezioni in presenza e lezioni a distanza.